L'argomento del sito non è una novità per tutti noi, ne abbiamo sentito di cotte e di crude sul sito. Stasera però innanzitutto vi ringrazio della folta presenza e ringrazio tutti gli intervenuti e soprattutto l'organizzazione del convegno che dell'avvocato Jacobelli e del gruppo Socialisti e Democratici della provincia di Avellino. Ringraziamo per la presenza degli illustri ospiti Gensale e Festa e dell'onorevole Marco Di Letto che tra i suoi innumerevoli impegni ha pensato anche ad Avellino. Il discorso quindi è quello del sì. Principalmente dobbiamo farci alcune domande. La prima è quella del perché di questa, perché il sì e perché soprattutto questa riforma. La riforma costituzionale in un paese è un momento molto importante e nel passato, negli anni, le riforme costituzionali, per citarne solo alcune, senza andare troppo indietro nel tempo, sono derivate sempre da fatti molto importanti, per lo più fatti anche di guerre e di difficoltà di rivoluzioni in un paese o in una nazione. Nell'antichità, se vogliamo partire insomma dallo Statuto Albertino, prima dello Statuto Albertino c'erano i vari statuti locali che per lo più erano derivate, sono delle derivazioni di grandi momenti di difficoltà delle nazioni e dei paesi. Per esempio Napoli, lo statuto uno dei paesi della provincia di Avellino, dove io sono nato, in seguito ai moti di Masaniello del 1647 fecero lo statuto del comune di Forino. Lo statuto del comune di Forino regolava la realtà del paese di Forino dopo i moti della rivoluzione e dei moti di Masaniello a Napoli che si estesero anche in provincia di Avellino. Poi c'è stato lo Statuto Albertino, poi dopo la guerra del 15-18, la guerra di intermezzo fascista, dell'epoca fascista, la guerra del 45, dopo la guerra del 45 i legislatori costituzionali si sono riuniti nell'Assemblea Costituente ed hanno creato la Costituzione. Adesso dici, ma guerre non ce ne sono state, rivoluzioni non ce ne sono state, che cosa è successo? Ma perché questa grande riforma costituzionale dello Stato italiano, voluto dal governo Renzi, voluto dal Partito Democratico, principalmente da tutti i partiti dell'area di governo? La rivoluzione c'è stata. Non è stata una rivoluzione armata, non è stata una rivoluzione violenta, ma correggetevi se sbaglio, datevi pure voi nell'osservazione. La rivoluzione forte della globalizzazione e della velocizzazione di internet, dei rapporti umani, il cambio globale che è avvenuto anche dell'economia, ha determinato questa accelerazione delle riforme costituzionali in Italia. Dice, ma noi dobbiamo essere sempre un poco troppo virulenti nel fare le cose, la critica, le critiche forti che ci vengono dagli altri settori, dice, bisognava spacchettare il convegno di Napoli. Il professore Unita, Marco si ricorderà, ha proposto proprio questa tesi, ha fatto anche un ricorso
dice bisognava discutere di singole cose e non fare questa riforma complessiva. No, io vi dico e la pongo all'attenzione dei colleghi, dei ministri e dei relatori. Si doveva usare ancora di più. Non è possibile, la riforma si è fermata a poche cose. Principalmente io ne cito tre: l'abolizione delle province del Senato e del CNEL, e questa è una grande cosa, ma la grande cosa che è stata innovata è l'eliminazione della legislazione concorrente, il nuovo articolo 117 è fondamentale. Quei punti dell'articolo nuovo, il 117 nuovo, sono fondamentali. Bisognava distinguere e chiarire le competenze dello Stato e le competenze della Regione. Non era così, dopo la riforma del 2001, era diventato un caos istituzionale. Quindi l'altra cosa importante e chiudo è stata nella riforma proposta dal governo Renzi, la riforma Renzi-Boschi, così si chiama, è stata la abolizione, senz'altro, della esclusività del referendum abrogativo. Non c'è più soltanto il referendum abrogativo, ma si crea il referendum propositivo. Quindi queste tre cose sono fondamentali, però bisognava andare oltre, bisognava riformare anche la prima parte della Costituzione, perché non è possibile avere ancora una Costituzione italiana che non parla di internet, che non parla di Facebook. Dal 2004 i rapporti umani nell'umanità sono cambiati, i rapporti sociali sono cambiati, bisognava cambiare e il sì propone il cambiamento. Noi siamo i figli della vecchia storia nata nel 1892 con la nascita del Partito dei Lavoratori, che adesso è socialisti e democratici nel PD, e siamo per le riforme. Bisognava usare di più, ma cominciamo da questo primo passo e andiamo avanti cercando di migliorare e modernizzare l'Italia. Grazie. Andiamo alla parola.